Com'è la situazione? Ma dunque, quando parli con gli investitori internazionali, istituzionali, ti dicono in generale la situazione è buona, ci sono solo due problemi. Uno è la Corea del Nord, uno è l'Italia. Io cerco di spiegare che quello dell'Italia è un caso meno drammatico di come pensano loro, bisogna essere confidenti e patriottici, che quello della Corea è un falso problema, è una tigre di carta mossa dalla Cina ma in modo artificiale. In realtà nel mondo c'è invece, nonostante tutto, un grande disordine, i fatti di questi giorni lo dimostrano, gestibile ma non ignorabile.